Ti dico chi sono e poi ti dico anche perché siamo qua. Certo. Allora, io sono, mi chiamo Luisa Della Morte, sono dell'associazione Gabbiano e faccio parte anche di Sbarre di Zucchero, che è questa associazione che è nata l'anno scorso. E questa associazione che è nata l'anno scorso per, dopo il suicidio di una donna nel carcere di Verona, e si è costituita innanzitutto come gruppo, come su Facebook, per dare per comunicare quanto succede intorno al carcere, per creare quindi sensibilità e informazione sulla situazione delle persone detenute e dei loro familiari. Abbiamo deciso di fare oggi questa manifestazione presidio perché ci sembra un momento molto grave, molto delicato per tutta le persone detenute, per vari motivi. È partita l'applicazione di questa sulla media sicurezza, per cui in questo momento le persone sono chiuse nelle celle e possono uscire soltanto durante le ore d'aria o per partecipare a delle attività, diversamente a quanto succedeva prima. C'è il numero di persone detenute che ormai sta sfiorando di nuovo le 60.000 persone, e in tutto questo, a quello che succede parallelamente all'esterno, sono i decreti legge che inaspriscono le pene e che porteranno sicuramente ancora più persone in carcere. Quindi su questa situazione ci sembra importante che tutti ne vengano a conoscenza, e non soltanto per dei fatti di cronaca, ma anche proprio per le condizioni interne degli istituti. Come gruppi siete prevalentemente di Milano oggi? Siete soprattutto di Milano oggi qui? Oggi qui siamo soprattutto di Milano, sì. Arriverà poi questa delegazione di Verona e del Veneto. Sì, oggi siamo soprattutto di Milano. Questa manifestazione è stata fatta oggi a Milano, un paio di mesi fa a Roma, e ne seguiranno delle altri presidi davanti al carcere in altre città d'Italia. Ci sono delle realtà nei dintorni di un carcere, come dire, che sono più attive e più vivaci in Italia o no? È, come dire, è un po' difficile dappertutto mobilitare intorno a questo tema. Allora sì, è sicuramente difficile un po' dappertutto, perché comunque davvero il carcere poi è sentito soprattutto dalle persone che ci sono dentro, dai loro familiari, dalle associazioni, e quindi un territorio come Milano, dove comunque c'è una rete sociale di enti del terzo settore che è piuttosto ricca, piuttosto folta, insomma, e quindi lavora anche all'interno, è più facile in questo caso poter portare delle informazioni anche all'esterno e poter avere momenti come questi, insomma, in cui ci si mobilita insieme. E c'è poi tutta la realtà, insomma, delle carceri di tutta Italia, di piccoli istituti che sono comunque sempre marginalizzati anche da questo genere di situazione. Ascolta, il mondo del volontariato lo vedete con quali occhi? Nel senso che lo vedete comunque una risorsa o comunque qualcosa che in realtà non mette in discussione questo sistema? Allora, in questo momento il volontariato, ma anche il terzo settore, è chiamato a rispondere a un'esigenza interna, cioè che è quella di portare delle attività, di fare degli interventi in modo tale che le persone possano stare il meno possibile in carcere. In cella. Però ecco, questo è veramente come cercare di famoso svuotare il mare con un cucchiaino, insomma, non è questo, è quello che bisogna, a nostro avviso, fare è fare in modo che le persone che sono sotto i 4 anni, così come previsto, possano uscire dal carcere, appoggiare iniziative come questa delle case per l'inserimento lavorativo delle persone, che prevede che prevede la proposta di legge che le persone escano dal carcere ad un anno dal fine pena per poter iniziare dei percorsi di reinserimento, e a sensibilizzare il territorio perché mette a disposizione case, mette a disposizione anche opportunità lavorative, che sono le condizioni che spesso impediscono alle persone di uscire dal carcere. E riuscite a dialogare col mondo cattolico e cristiano, che è sicuramente, come dire, una grossa componente in questo circuito? Assolutamente sì, anche perché hanno delle posizioni, abbiamo tutti da questo punto di vista delle posizioni molto vicine, insomma,
a partire dal, nel caso di Milano, di Caritas Ambrosiana, con cui condividiamo veramente sia obiettivi che intenti comuni. L'ultima cosa, siete parecchie donne in questo circuito, mi sembra di capire. Sì. Sbarre di Zucchero in particolar modo. Certo, perché in qualche modo parenti di o perché è anche il mondo femminile una componente grossa nelle carceri, per quanto minoritaria, allora, tra i reclusi, dico. In realtà le donne detenute sono circa il 4% di tutta la popolazione detenuta, quindi veramente una parte molto residuale. C'è però un problema sulla detenzione femminile su cui si sta lavorando e su cui ancora si sta cercando di fare una sensibilizzazione, e cioè che le donne detenute vivono, a nostro parere, una doppia detenzione, perché sono spesso in carceri che sono state costruite con un'idea di detenzione maschile, quindi rispetto alle donne e alla loro, come dire, al loro specifico viene data pochissima attenzione. Poi, essendo anche in reparti poco numerosi, a Bollate, che è il reparto forse uno tra le parti più numerosi di femminile, ci sono 100 persone contro le 1200 che sono invece nel reparto maschile, tante attività di tipo lavorativo o anche formativo non vengono sviluppate perché i numeri sono troppo bassi, no? Quindi, facendo un rapporto sulla maggiore usufruibilità di queste risorse, si preferisce destinarle agli uomini piuttosto che alle donne. E quindi da sempre c'è questa grossa discrepanza di possibilità che viene riservata al mondo femminile. E oltretutto tra le donne ci sono veramente molte persone detenute che sono finite in carcere un po' sulla scia del reato compiuto dal marito, dal compagno, eccetera, oppure per reati che sono molto non di grande come dire, pericolosità sociale, ecco. E quindi sì, ci sono tante donne anche per questo motivo, perché appunto la detenzione femminile è uno specifico che vorremmo portare sempre più in evidenza e dove sarebbe anche più facile intervenire, forse, considerati i numeri. Cosa chiederesti di fare alle persone che non sanno quasi nulla o praticamente nulla di ciò che avviene dentro un carcere? Allora, io credo che bisogna cominciare a pensare alla pena non soltanto come pena detentiva, pena del carcere, ma pena che si può espiare sull'esterno. Puoi ripetere? Penso che dobbiamo cominciare un po' tutti a fare una... cioè le persone che soprattutto non se ne occupano, a pensare che la detenzione, che la pena si possa essere espiata anche all'esterno e non soltanto in carcere, cioè non è allora finisci in galera, no, ci sono delle forme che la legge Cartabia per esempio ha messo, ha proposto e che sono in parte attuate adesso, che riguardano appunto una sostituzione della pena detentiva con pene che vengono comunque espiate sul territorio. Questo è secondo me un valore importante, cioè far capire alle persone, alla gente comune, che è inutile mandare in carcere una persona che ha una condanna di 2 anni, perché non serve a niente se non alla persona stessa che finisce dentro, per interrompere tutti i rapporti familiari, per interrompere i rapporti lavorativi e per tornare fuori decisamente peggio di come era entrato, ma che appunto ci sono delle possibilità che sono diverse, che sono quelle di poter fare la pena all'esterno con delle prescrizioni, con degli obblighi sicuramente, e però che non danno questa interruzione della vita alle persone. Grazie infinite.